Ciao a tutti, amici rossoazzurri, Latina Catania 0-1. Che schifo, che schifo. Cioè, oggi veramente non ho cosa dire. Cioè, siamo riusciti a perdere questa partita. Cioè, non gioca abbiamo giocato i primi 20 minuti, ok? Bene, anche bene. Subiamo il gol loro, che manco lui sa come ha fatto, che ha fatto un gol della Madonna, che ha tirato da fuori area, girandosi. Cioè, ha fatto un gol che se fa Cristiano Ronaldo, se ne parla un mese. Figuriamoci, l'ha fatto questo. E dopo quel gol non abbiamo più. Il primo tempo, quell'altra parte, già hanno distrutto loro, che poteva benissimo venire a quel punto 2-3-0 per loro il primo tempo. Ma nel secondo tempo, cioè, abbiamo tenuto palla noi, ma nonostante questo non abbiamo fatto un cazzo per 45 minuti. Io non so come sia possibile, anzi 50 minuti. Cioè, noi abbiamo tenuto la palla tutto il secondo tempo, ok? E non siamo riusciti a fare un gol. Cioè, ma veramente, ma come cazzo? Ma come cazzo? Cioè, oggi salvo solo il povero Russini, che ha corso come un forsennato avanti e indietro, era l'unico che provava a fare qualcosa. Ma tutti gli altri male, malissimo oggi, malissimo oggi, malissimo. Ma cosa cazzo ci avevate oggi? Oggi è la peggior partita della stagione, ma mani bassissime. Ma come cazzo siete entrati in campo? Come cazzo siete entrati in campo? Cioè, magari oggi sono esagerato io, Ma ragazzi, ma oggi veramente, ma come cazzo. Ma con che mentalità siete entrati in campo? Con che testa siete entrati in campo? Con che testa siete entrati in campo? Cioè, il Latina meno di vincere solo perché quei 30 minuti, quei 20 minuti del primo tempo ha giocato meglio, ma perché anche il Latina non ha fatto un cazzo tutto il secondo tempo. Ed è questo che mi preoccupa. Cioè, hai tenuto palla tutto il secondo tempo, praticamente, e tu non hai fatto un cazzo. Non hai fatto un cazzo, soprattutto nell'ultima parte del secondo tempo, dove giustamente il Latina è andato a chiudere, ma tu non sei riuscito a fare un cazzo. Avevo fatto un'occasione in tutto il secondo tempo dove quella palla ha attraversato tutta la porta e Greco non ci è arrivato. Basta. Unica occasione in 50 minuti. Anzi, Latina qualche occasione ce l'ha anche avuta nel secondo tempo, dove su qualche contropiede dove sta cambiando è stato anche bravo in qualche occasione. Però, cioè, non è che oggi Latina abbia fatto il partitone, ha fatto quella andata in vantaggio, basta. Primo tempo in vantaggio, dietro, tranquilli. Tanto che non hanno rischiato assolutamente un cazzo, non hanno rischiato assolutamente un cazzo loro, a parte quell'occasione lì. Quindi, giustamente, hanno vinto la partita. Giustamente hanno vinto la partita perché quei 30 minuti del primo tempo ci hanno venuto presi a pallonate. Ma con che testa siete entrati in campo? Con che testa siete in campo? Cioè, oggi salvo solo Russini. Solo Russini salvo lì davanti. Morto con due palloni appena. Russotto oggi, cioè, non lo so, ma Russotto non. Spero si riprenda perché quest'ultimo è vero che ha avuto in problemi. Però, ragazzi, oggi, cioè, ha avuto una palla nel primo tempo. Cioè, che è un tiro al volo, per carità, non chiedo di segnare da quella posizione, ma figlio mio, quantomeno prendi la porta. Cioè, dentro l'area di rigore, al volo, di piatto, la spari fuori. Boh, non lo so. Cioè, non lo so. Non lo so. Oggi è veramente male tutti. Male veramente tutti. A parte del cazzo, perché già il campo era vomitevole. La palla manco scrotolava, la palla. Però, cioè, ragazzi, oggi. Cioè, io non ho capito veramente nel secondo tempo come abbiamo fatto a non fare nulla. Nonostante abbiamo tutto. Cioè. Il Latina nei contropiedi, ormai a fine partita, partiva in contropiede e si rifiutava quasi di giocare, cioè ci lasciava la palla davanti a noi per lasciarci giocare. E nonostante questo, abbiamo sbagliato di tutto, passaggi semplici, appoggi, veramente abbiamo sbagliato tutto. Ma poi ora non lo so se Guadalini sbagliava sempre, ma non lo so, può anche essere. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto almeno 4-5 fuorigiochi nel giro di un. No, 4-5 no, ma 3 tipo nel giro di 10 minuti. Ma come cazzo? Cioè, ma non sapete stare in campo? Non sapete stare in campo vuol dire questo. Non sapete stare in campo. Ma con che cazzo di testa siete entrati in campo? Noi abbiamo un derby settimana prossima. Ma se lo giochiamo così, ma cosa vogliamo fare? Cosa cazzo vogliamo fare? Cosa cazzo vogliamo fare? Poi lo so che ora mi da dire, la tua società è quella difficile. Lo so, non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Ma proprio perché questi ragazzi hanno dimostrato che in momenti difficili hanno saputo tirar fuori i coglioni, oggi cosa cazzo stavano fa oggi cosa cazzo hanno fatto? Oggi cosa cazzo hanno fatto? Cosa cazzo hanno fatto oggi? Non lo so, non lo so, si sono completamente rincoglioniti. Completamente rincoglioniti oggi. Cioè, oggi una parola, che schifo per questa partita. È una delle peggiori partite che abbiamo mai visto per il mente del Catania quest'anno. Senza dubbio, Non lo so. Ogni volta il Catania fa così, ti fa 7-8 titoli consecutivi e poi lo sai già che poi dovrai fare 7-8 sconfitte di fila, perché lo so già che andrà così, lo so già che andrà così.
Lo so già, e già siamo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. 3 sconfitte nelle ultime 4. Settimana prossima c'è il derby. Vedete di non giocarlo così, magari. Vedete di non giocarlo così, magari, il derby, eh? Che cazzo. Già che in settimana ti arriva la notizia che becchi 2 punti di penalizzazione e saranno i primi, perché non saranno gli ultimi, purtroppo. Non saranno gli ultimi, perché ce ne saranno anche altri. Cioè, lo so che la situazione è difficile, la squadra ha proprio dei limiti tecnici, per carità, lo so. Ma oggi non ho visto il grinta, non ho visto cuore, non ho visto cose che hanno caratterizzato questa squadra, magari non in tutte le partite, ma in alcune partite le ho viste, sinceramente. Perché anche nelle 2 ultime sconfitte che c'erano state, qualcosina se l'ha visto comunque. Quella per esempio col Taranto, atteggiamento se n'era visto, che stanno a rimontare la partita. Cioè oggi, dopo che quelli hanno fatto, tu stavi giocando molto bene i primi 25 minuti. Quello si è sparato il gol del secolo e tu non hai fatto più un cazzo tutto il primo tempo. Per poi andare in campo nel secondo tempo dove quelli hanno fatto qualche contropiede e sono stati anche più pericolosi di te che hai tenuto più tempo la palla. Cosa cazzo ci hai fatto con la palla a 50 minuti nei piedi se poi non hai creato neanche un'occasione da gol? L'unica occasione da gol l'hai creata facendo passare al 90 verso gli ultimi minuti dove Greco non ci è arrivato di pochissimo. Basta, in 50 minuti di secondo tempo è stata l'unica occasione che hai saputo creare. L'unica, l'unica, l'unica. Unica occasione. Unica occasione. Vi ripeto, il Latina ha vinto meritatamente perché quei 30 minuti che ha giocato nel primo tempo ci ha messo le palle in testa, oggettivamente. Dopo il loro gol potevano anche farne altri 2-3 e non c'era nulla da dire. Non c'era nulla da dire, perché hanno avuto almeno, dopo quel gol, almeno 3-4 occasioni da gol vere e proprie ce l'hanno avute. Ce l'hanno avute. Ma cazzo, torni negli spogliatoi, te li devi mangiare in campo, te li devi mangiare. Invece oggi siamo stati proprio. Ci abbiamo dato la palla a noi, ma senza fare un cazzo, abbiamo fatto quello che voleva il Latina ha detto lasciamo la palla a loro, difendiamoci, se segnano bene, ma no, no, non siamo riusciti a segnare, non siamo riusciti a fargli un gol, non so come cazzo sia possibile. E adesso mi preoccupa perché adesso arrivi da un momento brutto e affronti la partita peggiore che puoi avere adesso, il derby, con quelli che stanno volando in classifica, che sono secondi, terzi, che cazzo sono loro. Cioè, oggi sono incazzato nero perché veramente oggi, cioè, non so come cazzo hai fatto a perdere sta partita. Non so come cazzo hai fatto a perdere sta partita, veramente. Boh, sono veramente incazzatissimo. Cioè, ripeto, salvo solo Rossini oggi che purtroppo ha corso avanti tutto il campo inutilmente, purtroppo. Perché gli altri veramente, cioè, boh, forse magari sono io, però Rossotto oggi è veramente malissimo, cioè, ha sbagliato veramente di tutto. Maldonado solo quando entra fa cagare. Boh, non lo so, non lo so, perché le 2 punte comunque non mi hanno dispiaciuto nell'ultima partita, ma oggi veramente, nonostante avessi 2 punte lì davanti, poco, poco, perché Moro ha toccato pochissimi palloni. Sì, posso pure. Boh, non lo so, però male, 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 malissimo. Secondo me malissimo oggi, oggi veramente male. Molto male. Vi ripeto, i primi 20 minuti, bene. Poi dopo quello il blackout totale, dopo che hai preso il gol non è successo più nulla, più nulla. Hai avuto un'occasione con Greco, basta, dopo in tutto il secondo tempo. Non lo so, ora c'è il derby, vediamo che cazzo deve succedere, vediamo che cazzo deve succedere. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e sempre forza Catania.